conosce ostacoli ovunque va detta legge e vuole continuare a farlo la Virtus Latina Scalo, che veleggia al primo posto solitario con 9 punti. A cercare di interrompere la striscia positiva della capolista, il Flora 92, che in questa quarta giornata del campionato di Serie D Pontino vuole tornare a fare punti dopo 2 sconfitte consecutive. Da Latina Scalo un cordiale buonasera da Enrico Pasquali, con un portiere che è Micozzi con la maglia numero 21, arbitra questa sfida. Signor Iannotta della sezione di Aprilia, rimessa laterale già battuta dalla squadra di casa, Bulboaca, il destro di Bulboaca, ottimo l'intervento del portiere per capitano Marcelli, ancora Bulboaca, si libera bene di un avversario, Bulboaca che adesso ha la possibilità di tirare in porta, lo fa, diagonale insidioso, probabilmente ha protestato in maniera piuttosto vibrante, attenzione a questo tiro da parte di Bilardello improvviso, Popetrine che rimedia, pallone scucchiaiato in avanti, attenzione, intanto il fallo. Parte Petrin, rincorsa di Petrin che sbaglia in maniera piuttosto vistosa, darsi un po' una scossa soprattutto in avanti, tiro in porta, miracolo da parte del portiere Dorati, Flora 92 che già 2 volte ha creato dei problemi alla retroguardia avversaria, attenzione a questo contropiede, il destro da parte di Marini, finta il tiro, Bulboaca, siamo però in una zona piuttosto distante, attenzione a Iannella, il sinistro di Iannella. Insiste adesso il Flora, un buon momento da parte della squadra ospite che sfiora il gol, che adesso ha sbagliato il tocco Mingione, attenzione a questa ripartenza con Corbi, pallone dentro, è arrivato il vantaggio da parte della formazione di casa con la rete realizzata da Marcelli. Ricomincia adesso il Flora 92 con Maciucca, dalla Zanna, prova dalla Zanna, esplode il destro, tocca all'indietro, attenzione a questo pallone in profondità per Iannella, azione bellissima da parte della formazione dello Scalo che va vicino al 2-0 con questo tiro da parte di Corbi, nessun fallo, attenzione perché adesso è in superiorità numerica la squadra del Flora 92, dalla Zanna, il destro di della Zanna che riesce dunque a pareggiare i conti, Bilardello sul punto di battuta, calcio in porta Bilardello, pericolosissimo, il pallone termina sul fondo per rilanciare il pallone con precisione, attenzione a Iannella, Iannella prende la mira, miracolo da parte del portiere, e arriva anche il giallo e potrebbe essere in questo caso il secondo giallo se non andiamo errati, e infatti è così, va fuori dal campo adesso Maciucca, vediamo se riuscirà a trasformare in oro la situazione di indiscusso vantaggio, il tiro da parte di Iannella che pesca il jolly alla destra del portiere Ciattaglia, altra conclusione che chiama in causa Ciattaglia, bravissimo questa volta, non ha molto spazio per la rincorsa il calciatore del Flora 92, opta per uno schema, attenzione, tocca male Bilardello, 2 contro 1 a favore dello Scalo, Iannella, Iannella tutto solo, mette dentro e arriva il gol del 3-1, ha segnato la formazione dello Scalo con il numero 4, ovvero sia Marini, che deve accelerare un po' i tempi, Bilardello, Bilardello, se ne va Bilardello e scarica sul secondo palo con il sinistro la rete del 3-2, ritorna dunque in partita il Flora 92 con Bilardello. Poi finisce il match, dunque vince la formazione della Virtus Latina Scalo 3-2 contro un ottimo Flora 92 che ha venduto a caro prezzo la propria pelle, alla fine però è capitolata la squadra ospite. Dunque continua la fuga solitaria da parte della formazione allenata da mister Maracino che sale a quota 12 punti, rimane a 3 invece il Flora 92 ed è tutto dunque da Enrico Pasquali Coluzzi, un cordiale buonasera agli amici di Mondo Futsal e a risentirci ai prossimi impegni con la Serie D.